La prima lezione che abbiamo imparato, innanzitutto, ciao a tutti, la prima lezione abbiamo imparato come trasferire file, come costruire una cartella, e abbiamo detto che si faceva in questo modo, la cartella, nuova cartella, ok, quindi abbiamo una nuova cartella, doppio clic sulla cartella per aprirla, e questa è la cartella, in questo momento ovviamente quella l'abbiamo appena creata. Ora sì, noi in questa cartella possiamo creare un file, lo stesso, con lo stesso movimento, tasto destro, nuovo, e possiamo creare ad esempio un nuovo documento. Potremmo creare un nuovo documento di segno, questo qua per esempio, no? Ovviamente lo apriamo, vabbè, lo potremmo aprire e lavorarci dentro, okay. Quindi in questa parte abbiamo questo nuovo file. Sul desktop possiamo creare un'altra cartella, la apriamo, la spostiamo, ma se questo qua dentro mettiamo un nuovo file, e qua qui mettiamo foglietto, se per esempio possiamo mettere questo documento, questo qua, questa cartella, basta semplicemente tramite drag and drop lo selezioniamo, lo prendiamo, lo teniamo premuto col tasto destro del mouse, senza, spostiamo il mouse fino all'altra cartella, rilasciamo il mouse e abbiamo, spostiamo il file in quest'altra cartella. Molto semplicemente così. Un file da una cartella a un'altra. Ci sono anche altri sistemi, ma questo è più veloce e più comodo. Possiamo selezionare entrambi, portarli di qua, oppure selezionare uno e portarlo di qua. Tutto molto semplicemente da una cartella e un'altra. Se questo file dovessimo spostare in un'altra cartella del nostro computer, se andare da qua, prendere un'altra cartella. Se questo dovessimo metterlo in un'altra cartella, per esempio, copiarlo in un'altra cartella, tasto destro copia. Lo vogliamo mettere in cartella, per esempio desktop, per andare a mettere direttamente sul desktop. Andiamo una cartella, andiamo questa per esempio, tasto destro, incolla, il documento abbiamo fatto una copia di quel documento dalla nostra cartella di prima a questa cartella, così lo eliminiamo, lo selezioniamo, tasto destro, elimina, e lo cancelliamo da questa cartella perché non ci serve. Quindi spostare un file da una cartella in un'altra è una cosa molto semplice. Vi ho detto così, abbiamo quest'altra cartella, ecco qua, abbiamo un file da una cartella, creiamo un altro file in questa cartella, rifacciamo, creiamo un archivio zip, se lo vogliamo spostare, credo che per questa lezione è tutto, alla prossima lezione, se il video ti è piaciuto clicca mi piace e condividi.